quando scrive un libro, nessun autore lo fa pensando ai premi, ma segue il bisogno e il desiderio di raccontare una storia. Però, a volte, i premi arrivano. Il Campiello è uno dei premi più importanti d'Italia e quest'anno se lo contendono 4 libri di cui abbiamo già parlato in questo podcast. Il fuoco che ti porti dentro, di Antonio Franchini, Alma, di Federica Manzon, Locus Desperatus, di Michele Mari e La Casa del Mago, di Emanuele Trevi. Più uno, di cui non avevamo ancora parlato, ma lo facciamo qui, che è Di Lago Ovunque, di Vanni Santoni. In questo episodio vi proponiamo gli estratti delle interviste alle scrittrici e scrittori della cinquina del Premio Campiello. Buon ascolto. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Benché da molti sia considerata una bella donna, mia madre puzza. Tra noi se ne parla senza allusioni. Pare tra sì d'inta grotto rucana, dice mio padre uscendo dalla camera da letto alla fine del loro riposo pomeridiano. Si riferisce a un passaggio sotterraneo nella solfatara di Pozzuoli, dove i miasmi di anidride carbonica ristagnano al di sotto del metro di altezza, lasciando indenne l'essere umano, ma soffocando il cane che si avventuri incauto per quel budello. Forse è la cicatrice slabbrata che come un cratere di carne devasta il suo ventre operato poco dopo la mia nascita, a giustificare il marciume che le fermenta dentro ed esala il fetore inconfondibile che rendere vana l'ultima risorsa di chi scorreggia, addossare la colpa a un altro. E così si dimostra una verità senza scampo. Al mondo puzzano tutti, anche i bambini, anzi i bambini più degli altri. Avete ascoltato un passo di Il fuoco che ti porti dentro. La voce è quella del suo autore, Antonio Franchini. Angela Izzo è la protagonista di questa storia e di una vita complicata, se non per lei certamente per chi le è stato intorno. Sospettosa, negativa, ossessiva, paranoica, giudicante. È difficile descriverla con degli aggettivi, perché il fuoco che si porta dentro brucia tutto e non si ferma nemmeno di fronte agli affetti più vicini, nemmeno di fronte ai figli. Questo romanzo non racconta solo di Angela, ma anche di che cosa sia il Sud e Napoli, la sua lingua, il suo senso di inferiorità e di superiorità. Angela Izzo era tua madre. Gli effetti di vostra madre su voi tre figli, te e le tue sorelle, sono molto diversi. Tu sembri allenarti presto alle sue furie e addirittura racconti che porti gli amici a casa a pranzo e a cena e loro assistono alle sue performance, ai suoi spettacoli. Non ti sei mai vergognato di lei? Mi sono molto vergognato di lei perché l'istinto, il rapporto dei figli con i genitori è a prescindere da quanto i genitori possano essere impresentabili un rapporto di vergogna. Io mi sono accorto anche che le mie figlie si vergognavano di me, considerandomi un genitore moderno e modello, quindi è inevitabile che i figli si vergognino dei propri genitori. Ha a che fare con il succedersi delle generazioni. Ogni generazione ha un modello di ideale, appunto, di presentabilità e di successo che non coincide con quello della generazione precedente, e il genitore inevitabilmente appartiene alla generazione precedente. Io all'inizio me ne sono molto vergognata, ma poi a un certo punto, nei suoi anni migliori, essendo mia madre un personaggio e quindi recitando un personaggio, era oggettivamente molto divertente, o poteva essere molto divertente prima che la degenerazione senile avesse il sopravvento devastando tutto
È ovvio che questo arco narrativo, comprendendo tutta la vita di questo personaggio, comprende anche e racconta anche la sua degenerazione, la sua degradazione. Ma nel momento migliore lei è stata oggettivamente una persona piuttosto divertente, anzi molto divertente, perché era indiscutibilmente eccentrica, anticonformista, bizzarra, a modo suo totalmente politically incorrect. Da un certo punto di vista, i monologhi di Angela, i soliloqui di Angela contro il Nord, che sono un catalogo di luoghi comuni messi in una maniera per cui possono sembrare anche divertenti, sono un tema classico, un tema fortissimo della società civile italiana, che è stato messo tra parentesi solamente perché a un certo punto sono arrivati gli extracomunitari. Ma quando io sono arrivato a Milano nel 1981, l'essere meridionale era ancora una caratteristica fortemente stigmatizzata. Quindi non si tratta di una questione risolta. Certe questioni profonde poi, come sappiamo bene, non si risolvono completamente mai. Abbiamo dato voce al fuoco che ti porti dentro, di Antonio Franchini, Marsilio Editore. È facile inventare leggende attorno a chi omette e omette. Sono le persone di cui non sappiamo nulla che suscitano in noi una curiosità, una fantasia e quindi il nostro innamoramento. Suo padre era un apolide che spariva e riappariva senza preavviso. Nessun racconto a costruire una memoria, figuriamoci una fotografia. Solo una era sfuggita nel trasloco dalla casa nel Viale dei Platani al Carso. Si vede suo padre a 7, forse 8 anni, i capelli più scuri e il viso ancora rotondo. Lo attorno a un gruppetto di bambine. È scalzo, mentre loro hanno i piedi zoccoli bianchi e scarpe da ginnastica. Non si sa bene se quella nudità sia un'inclinazione dell'animo o un ordine materno. La foto non risolve gli enigmi. Mostra qualcosa che è reale. Abitavano in campagna, i pirati incolti alle spalle, la recinzione della proprietà privata. E al contempo è un racconto immaginato. È suo padre, come lei se lo immagina. Federica Manzoni ha letto un brano tratto dal suo nuovo romanzo. Si chiama Alma. Alma è il nome della protagonista di questa storia, che la segue per 50 anni di vita. Da quando è bambina, vive a Trieste con la sua famiglia, a quando, dopo essersene andata, torna nella sua città per capire molte cose e chiudere dei cerchi. Trieste è una città di confine e anche Alma è una persona di confine, soprattutto grazie a suo padre, un uomo che parte sempre per andare di là, dove di là è quella che era la Jugoslavia. E a volte porta con sé Alma, la porta sull'isola di Brioni, dove il maresciallo Tito amava vivere. Il libro inizia così, con un padre e una figlia che vanno all'isola. E anche io vorrei iniziare dal rapporto che hanno loro due. Una complicità fatta di moltissimi segreti. Un tema questo del rapporto padre-figlia che evidentemente ami, perché c'è anche in altre cose che hai scritto. Sì, è qualcosa che senza volerlo mi rimane addosso ogni volta che provo a raccontare quelle che per me sono le cose importanti, che sono essenzialmente le geografie, i luoghi da cui veniamo. E il padre di Alma incarna prima di tutto una geografia, perché lui è nato in un posto che non ha mai raccontato alla figlia, è nato oltre confine e da quel confine fa sempre un po' su e giù, senza che si sappia mai veramente quando arriva, quando riappare, quando se ne va e perché, cosa fa veramente. Tutto nel suo lavoro è misterioso. Qualcuno suggerisce ad Alma che forse lui scriva i discorsi per il maresciallo Tito, li scriva dopo che lui li ha pronunciati, perché Tito era famoso per costruire dei discorsi malfatti, era un pessimo oratore, riempiva di frasi fatte, li correggevano dopo, quando li dovevano mettere per iscritto. E il padre trasferisce ad Alma in qualche modo ciò che la determina, ma anche ciò che le complica la vita, perché le trasferisce un'idea di libertà che io è quella che sempre ho associato alla geografia e al confine, perché è una libertà da un lato di andarsene,
di decidere qual è la tua terra, di non avere un luogo a cui sei radicati per forza, ma di sentire quelli che sono per te i luoghi che ti chiamano, a cui senti di appartenere non per forza avendo un diritto di sangue. E dall'altra parte il padre le trasmette un desiderio che per lui è una città, è Trieste, il punto dove tornerà sempre. E la figlia capisce fin da piccolissima che a spingere suo padre a tornare sempre a Trieste non era l'attesa della sua famiglia, come pensa sua madre, ma era la città. E per me il desiderio è proprio quello che nasce dall'avere un confine, dall'avere a pochi passi un al di là, che è qualcosa di sconosciuto, però qualcosa anche che ti invoglia, qualcosa che ti fa al contempo paura ma ti attrae. E questo in un certo senso per me è molto vicino a quello che significa scrivere, è il punto da cui nasce per me la scrittura. Abbiamo dato voce a Alma di Federica Manzon, Feltrinelli Editore. Nei giorni seguenti mi aggirai intorno a me stesso, mi spiavo, cercavo di sorprendere in me la crepa dell'incongruenza, l'impronta d'altrui, un alieno retaggio, o viceversa un segno di collusione o di abiura, perché, insomma, di colostro ne avevo ingurgitato un bel po' e ancora non potevo valutarne gli effetti. In ogni caso, non riuscii ad andare oltre alla ricostruzione che segue. C'è stato un tempo in cui sono stato un altro, con una certa coerenza, devo dire. Poi, non posso stabilire quando, ho incominciato a fare un passo di lato, per vedermi. Vedendomi, mi commentavo, così non ero più l'altro, ero il commentatore. Certo, dentro di me continuavo a vedermi, sempre più piccolo mentre mi allontanavo nel tempo. Potevo proteggermi e conservarmi o tradirmi. Di fatto, mi imitavo, ma sapevo sempre dov'ero. Vedersi nello spazio, invece, è un'altra cosa. Basta un minimo scarto e la chiosa si impone. Addio immediatezza. Poi un altro passo di lato e un commento ulteriore. Poi ancora così, ancora, finché la tua identità non è più in questa o quella stazione, ma nel movimento in se stesso, nel ritmo che conferma e tradisce, che ritorna e che fugge. Allora in questo delirio ci si aggrappa alle cose che sole possono dirti chi sei. Sei il loro proprietario, tu pensi, ma per fortuna è il contrario. Quella che avete ascoltato è la voce di Michele Mari. Ha letto un brano del suo ultimo romanzo, Locus Desperatus. Del protagonista di questo libro sappiamo pochissimo. Non sappiamo nemmeno il nome. Sappiamo che ha una casa piena di oggetti, qualche fissazione ossessivo-compulsiva e una vita abitudinaria e solitaria che viene interrotta dall'apparizione sulla porta di casa di una croce scritta con il gesso. Da qui la storia diventa, si direbbe mutuando il linguaggio delle serie TV, distopica, in realtà solo fantastica. Esiste una non meglio identificata organizzazione che mira a impossessarsi delle case altrui, completi di tutti gli arredi e corredi, buttando fuori i legittimi proprietari e sostituendosi a loro. E il segno che quella è la casa prescelta è una croce. Il protagonista la prende incontrando una serie di personaggi, alcuni forse dell'organizzazione, altri vittime, e da qui tutto il suo tempo è dedicato a proteggere la sua casa, che ha valore solo perché contiene le cose che ha amato e raccolto nel corso di una vita, primi fra tutti i suoi libri. Michele, le cose, gli oggetti sono sempre molto importanti e presenti in quello che scrivi. In questo libro addirittura sembra che ci siano più cose che persone. Negli anni è cambiato il tuo rapporto con le cose? No, il rapporto con le cose è rimasto, direi, coerente nel tempo, anzi si è andato stringendo sempre di più, per cui alla fine era quasi inevitabile che scrivessi un libro come questo. Avendo popolato tutti i miei libri precedentemente di cose, insieme agli esseri umani, agli animali, alle creature fantastiche, era quasi inevitabile alzare l'asticella e scrivere un romanzo popolato quasi interamente di cose. Dico quasi perché ovviamente c'è un narratore, ci sono altri personaggi, ma innanzitutto il narratore è sfocato, indeterminato, non ha
nome, non ha età, non ha professione, non ha stato sociale, non ha famiglia, non ha lavoro, non si sa nemmeno in che città viva, quindi è veramente il punto di vista astratto, quasi un punto di vista grammaticale, che serve a innescare la reazione, il comportamento delle cose. Dopodiché, ecco, rispetto al passato, probabilmente ha agito in modo decisivo in me, ai fini di questo libro, una triplice esperienza di trasloco. Si dice che i traslochi siano tra gli eventi più scombussolanti nella vita di un uomo. Io ne ho vissuti tre nel giro di pochi anni, due relativi alle case dei miei genitori, uno relativo a casa mia, per cui ero così sotto pressione, sotto stress per queste vicende, che scrivere un libro così, anche divertendomi, è stato liberatorio. Non dico terapeutico, ma finché l'ho scritto è stato liberatorio. Abbiamo dato voce a Locus Desperatus di Michele Mari e Einaudi. Eh sì, avevi dimenticato cosa succede quando scavalchi una rete con su il cartello vietato l'ingresso, qui prohibited il pass, e salti dall'altra parte. C'è come un balzo di risoluzione, non solo visiva, ma anche uditiva, olfattiva, tattile. Tutto diventa meglio definito, il mondo attorno nel buio cambia, e cambi tu, lo senti. È come vivere una trasfigurazione, in predatore ma pure in preda. L'adrenalina amplifica i sensi, l'udito ora coglie ogni suono, anche minuscolo, vicino o lontano, e riesce a posizionarlo. L'olfatto riprende il suo spazio nei lobi frontali e disegna un campo di odori, piscio, nafta, freni di treno, quello di vernice delle bombole che i tuoi compari hanno negli zaini, ad affiancare nella mente la modulazione di impressioni e contrasti prima impercettibili che le pupille, adattandosi all'oscurità, rendono ora manifesta, ed ecco apparire nettissima, nonostante la felpa nera e il cappuccio tirato su Tea, che appiccica un adesivo su una paratia di plexiglass alla tua sinistra, mentre Ciccio è già oltre, ha passato due binari e sussurra, forte, un sibilo come uno sfiato di vapore. «Cosa vi fermate? Di qua a su!» E indica i due rodalis, i treni extraurbani che dormono, arancioni e bianchi, il muso tozzo e squadrato da bestia mite sulle rotaie di servizio. «Beh, c'hai ancora una bella mano!» «Sai, roba per un throw-up, poi le bombole sono migliorate rispetto ai nostri tempi. E vabbè, al tempo nostro rubavamo le mesticherie, quelle di smalto per i tocchi alle carrozzerie.» Quello che avete ascoltato è un brano tratto da Dilaga ovunque, di Vanni Santoni. Dilaga ovunque è un romanzo e anche un saggio, che questa volta, e dico questa volta perché il suo autore lo ha già fatto, ci porta a scoprire una sottocultura giovanile, in questo caso quella della street art e del writing. Protagonista della storia è Cristiana Michelangelo, un artista che incontriamo in un momento di crisi. Il successo non è arrivato, in qualche modo sembra un po' tardi perché accada. Quando ha, per una serie di circostanze, occasione di tornare al writing, il suo primo amore, il mezzo attraverso cui si è avvicinata all'arte, si sente di nuovo e forse dopo tanto tempo viva. Cristiana e i suoi ricordi e i suoi incontri sono il filo che ci guida nella storia del writing e della street art in una riflessione più generale sullo spazio pubblico. Quando si parla di writing e street art emerge contrapposto sempre il concetto di decoro urbano. Vorrei chiederti se esiste un discrimine per decidere che cosa è arte e che cosa non lo è, e se questo concetto stesso del discrimine ha senso. Sicuramente una delle motivazioni che mi hanno spinto a scrivere Dilaga ovunque, al di là dell'interesse per il tema, era proprio la possibilità di affrontare la questione dello spazio urbano, perché dietro al decoro cosiddetto non si nasconde semplicemente la volontà di tenere i muri puliti. La parola decoro è molto interessante, molto scivolosa, molto mendace anche. Ce la presentano sempre, da ormai penso almeno una ventina d'anni, come il contrario di degrado, ma non è così, perché intanto se il degrado è il decadimento, evidentemente il contrario del degrado è il restauro, il ripristino. Il decoro è qualcos'altro. Il decoro è una parola che ha in sé un evidente connotato
morale o moralistico. Non si parlerebbe mai di decoro rispetto alla villa di un riccone. La villa di un riccone può essere sciupata o non sciupata, ma non ha bisogno di essere decorosa. Il decoro si applica ai poveri, d'accordo? Tant'è che si chiede decoro alle case dei poveri, si chiede decoro al picnic dei poveri, che diventa subito un bivacco, mentre il picnic dei ricchi resta un picnic. Dunque evidentemente c'è qualcosa di mezzo, e evidentemente l'arte di strada ha il proprio pieno portato artistico quando è in strada, e questo rende estremamente difficile fare delle valutazioni a prioristiche su cosa è arte e cosa no. È evidente che fra una brutta tag e un bellissimo murale di blu c'è una grande differenza, ed è molto facile dire che la brutta tag è brutta e che il murale di blu è bello, ma in mezzo c'è una zona grigia estremamente vasta in cui neanche la critica d'arte, forse solo i posteri, possono esprimere un giudizio. Si pensi al fatto che moltissimi graffiti fondamentali per la storia del graffitismo a New York sono stati cancellati senza ritegno dall'autorità che gestisce il servizio di metropolitana. Si tratta di opere che oggi varrebbero milioni e che sono completamente scomparse, anzi si sono spesi soldi per distruggere opere che varrebbero milioni. Abbiamo dato voce a Dilago Ovunque di Vanni Santoni, La Terza Editore. Lo sai com'è fatto. Quando mia madre mi parlava di mio padre, ci metteva poco ad arrivare al punto, sempre lo stesso. Per affrontare qualunque faccenda con quell'uomo enigmatico, con quel cubo di Rubik sorridente e baffuto, bisognava sapere come era fatto. Io chiedevo lumi e lei mi ricacciava nelle tenebre più scure col suo perpetuo intercalare, più simile a una formula magica che a un pensiero razionale. Lo sai com'è fatto. Era evidente, d'altra parte, che non lo sapeva nemmeno lei com'era fatto, non lo sapeva nessuno, forse nemmeno Gesù Bambino, quell'infallibile conoscitore dei più riposti segreti dell'anima, come mi assicuravano le Moniche a scuola. Quello che avete ascoltato è un brano del nuovo romanzo di Emanuele Trevi. Il romanzo si intitola La Casa del Mago. La Casa del Mago è lo studio in cui per tutta la sua vita il padre di Emanuele ha svolto la sua professione di psicanalista junghiano. Quando il padre muore, Emanuele cerca di vendere l'appartamento, ma poiché nessuno sembra intenzionato ad acquistarlo, decide, anche un po' di impulso, di andarci a vivere. Inizia così per lui un periodo un po' particolare, quasi magico. Questo libro è prima di tutto un bellissimo ricordo di e un tributo a tuo padre, che non c'è più. Tuo padre aveva una passione, lucidare i sassi. Lo faceva con diverse grane di carta vetrata, con le quali toglieva la polvere e le trasformazioni che il tempo aveva agito su di loro. Scrivi che questa sua attività è stata per te una scuola di scrittura, ma ti ha anche insegnato altro. Che cosa? Beh, appunto, il fatto che non esistono cose belle. Nel senso, mio padre raccoglieva questi ciottoli e li trasformava con la carta vetrata in come tu puoi vedere un sasso sul fondo di una sorgente o nel letto di un fiume. Allora ti sembra un tesoro, un diamante, no? I sassi nell'acqua brillano. Portatelo a casa e dopo due giorni diventerà anonimo. Perché? Perché il tempo deposita su questi ciottoli una patina biancastra. Lui, togliendoli quelli, faceva come fossero sempre appunto in quest'acqua. E questo è stato un insegnamento sia per la scrittura, perché non esistono parole belle. Questa è una cosa che, quando io faccio i corsi di scrittura, lo dico sempre ai ragazzi. Anche un'altra cosa stolta è dire che l'italiano è una lingua bella, no? O si dice no, il tedesco è brutto, ma siamo assurdo. La lingua non è stata creata per la bellezza, è stata creata per la sopravvivenza dell'essere umano, che non aveva artigli, ali, pellicce, e quindi solo con la lingua si è salvato. Quindi figuriamoci se il processo millenario di costruzione del linguaggio contemplava far scrivere belle parole a Emanuele Trevi. È assurdo.
l'uso le rende come i ciottoli di mio padre, assolutamente insignificanti. Quel lavoro di sfregare che per me coincide con riscrivere. Per me il lavoro è costruire un telaio, ma una volta che arrivo all'ultima pagina, perché lavoro così, non ho fatto ancora niente. Poi cominci frase dopo frase a togliere, a mettere, a vedere come suona. La bellezza veicola immagini più efficacemente nella mente del lettore. Io non voglio passare per uno che scrive bene, per esempio. Non mi interessa. Mi interessa di utilizzare la bellezza per sveltire, per rendere più efficace il meccanismo per cui ti racconto di mio padre, tu non l'hai mai conosciuto, in qualche maniera te lo immagini. E questa storia di mio padre, che è come una pazzia, perché si è lasciato dietro quintali di sassi lucidati, era un esercizio spirituale, mi ha insegnato, al di là della scrittura, proprio il fatto che le cose le devi accudire, lucidare. La bellezza è sempre frutto di un lavoro, come lui con la carta vetrata faceva quello. Noi dobbiamo fare questo con le persone, con le parole, con gli stati d'animo, avere, diciamo, la possibilità di far risalire le cose a una loro bellezza originaria. Abbiamo dato voce alla Casa del Mago di Emanuele Trevi, Ponte alle Grazie Editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. I fonici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli. Il producer è Alex Peverengo.